Il paradiso, trame 20 gennaio, una chiamata sancisce ritorno in città per Marco. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni della soap opera creata da Gianandrea Pecorelli, in merito all'episodio che sarà trasmesso venerdì 20 gennaio, riportano che Marcello Barbieri, Pietro Masotti, sarà pronto a rivelare a tutti i suoi amici che non si trasferirà più in Australia. Il commendatore Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, intanto, rassicurerà il geloso Tancredi di Sant'Erasmo, Flavio Parenti, di allontanare Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, da Matilde Frigerio, Chiara Baschetti. Veronica Zanatta inviterà a cena a casa sua Gloria Moro, Lara Comar. Nel frattempo Marco, Moisè Curia, annuncerà il suo ritorno nel capoluogo lombardo. Francesco, Cristian Roberto, in ultimo, rovinerà il tanto atteso bacio tra Maria Puglisi, Chiara Russo, Evito La Mantia, Elia Tedesco. Le trame del Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di venerdì 20 gennaio rivelano che Marcello, dopo aver accettato la quota di Palazzo Andreani della Contessa Adelaide, Vanessa Gravina, sarà pronto a dire a tutti i suoi amici che resterà a Milano. Una telefonata tra Matilde e Vittorio, dove trasparirà un forte feeling, verrà ascoltata fortuitamente da Tancredi, il quale continuerà a provare una forte gelosia per il rapporto tra la moglie e Conti. Dopo aver raccontato della chiamata al padre di Marta, Gloria Radulescu, quest'ultimo rassicurerà il claudicante avvocato di avere in mente uno stratagemma per mettere fuori gioco Vittorio e il suo paradiso, così da allontanarlo anche da Matilde. L'escamotage del commendatore sarà possibile metterlo in atto grazie all'acquisto di Palazzo Andreani. Don Saverio, Andrea Lolli, vedrà la nipote Clara Boscolo, Elvira Camarrone, e Alfredo Perico, Gabriele Anagni, andarsene insieme in bicicletta. Così Armando Ferraris, Pietro Genuardi, penserà bene di coprire i due ragazzi col parroco di quartiere. Gemma, Gaia Bavaro, e mamma Veronica, Valentina Bartolo, saranno d'accordo sul dover diventare più concilianti nei riguardi di Gloria. Così la signora Zanatta inviterà la capocommessa a cena a casa Colombo. Una chiamata improvvisa, invece, sancirà l'inaspettato ritorno di Marco in città. Vito e Maria, infine, saranno vicini a scambiarsi il tanto atteso primo bacio sul ballatoio. A seguito di una felice serata trascorsa insieme, ma nel momento clou spunterà Francesco e rovinerà l'effusione tra i due piccioncini.